piccola borghesia come l'Italia, dove l'ideologia piccolo borghese è andata contagiando anche le classi popolari cittadine. È probabile che le istituzioni che seguiranno il fascismo, ma anche le più estreme, apparentemente rivoluzionarie, o per evoluzione lenta, o per opera di violenza, è probabile che finiranno per riprodurre le stesse ideologie piccolo borghesi, perpetuando, magari peggiorando, sotto noi nomi e nuove bandiere, l'eterno fascismo.